Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, io sono Blink46. Oggi vi porto due prodotti di casa Opage. Vi avevo già anticipato che vi avrei portato dei prodotti di questa casa e oggi vi porto due prodotti che hanno più o meno lo stesso scopo. Uno è il My Music Wi-Fi e l'altro è il My Music Bluetooth. Per quanto riguarda la versione Wi-Fi, troviamo sulla parte anteriore il tasto di accensione e spegnimento, sulla parte superiore un LED di stato e il logo Opage, mentre nella parte posteriore troviamo il tasto per il reset, lo switch per l'access point oppure client, l'uscita audio, la uscita audio ottica e la porta micro USB per l'alimentazione. Per quanto riguarda la versione Bluetooth, troviamo sulla parte superiore un microfono, un tasto play pausa, che viene utilizzato anche per l'accensione e spegnimento, un jack da 3,5 sul lato destro e una porta micro USB sul lato sinistro per la ricarica e l'alimentazione. Sono due dispositivi realizzati per trasmettere la musica oppure audio senza fili. Il My Music Wi-Fi viene utilizzato principalmente a casa e può essere utilizzato in due modalità principali. Una è la modalità hotspot, mentre l'altra è la modalità access point. Nella modalità hotspot il My Music andrà collegato alla rete Wi-Fi di casa e tutti i dispositivi all'interno della rete di casa potranno utilizzare il My Music per trasmettere la musica all'impianto stereo. Mentre nella modalità access point il My Music creerà una rete Wi-Fi a cui ci si potrà collegare tramite smartphone, computer o qualsiasi altra cosa e trasmettere la musica direttamente al My Music. La versione Bluetooth diciamo che ha una funzione in più, cioè può rendere tutte le autoradio dotate di jack da 3,5 sia Bluetooth per quanto riguarda le chiamate che per quanto riguarda la trasmissione della musica. È dotato di una batteria che dura 7 ore in conversazione oppure trasmissione di musica e 10 ore in standby, quindi è veramente la durata ottima. In dotazione di entrambi vengono forniti dei cavi per la trasmissione audio, però non per la ricarica, cioè c'è fornito il cavo USB per la ricarica ma non l'adattatore per la spina, quindi può essere ricaricato o con un caricabatterie di un cellulare oppure con una qualsiasi porta USB, anche di un computer, un decoder, di qualsiasi porta USB. Ho voluto provare per bene questi due prodotti prima di presentarveli. La versione che mi ha stupito di più è stata quella Wi-Fi. Quella Bluetooth, diciamo, sono rimasto un po' deluso, ma non tanto per la versione Bluetooth. Più che altro perché il raggio di azione del Bluetooth non è molto ampio, quindi il dispositivo a cui lo colleghiamo deve rimanere parecchio vicino, quindi diciamo al massimo un metro, per avere nessun tipo di problemi di lag o interferenze. La versione Wi-Fi invece non ha nessun tipo di problema di distanza, il Wi-Fi funziona benissimo anche a parecchi metri di distanza. Per quanto riguarda questi due prodotti è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi due prodotti, se li acquistereste. Se volete acquistarli, appunto, vi lascio in descrizione il link ad Amazon e vi ricordo che se volete supportare in modo gratuito il canale, di sostituire il link di Amazon con quello che trovate in descrizione tra i vostri preferiti. Se avete qualche domanda lasciatela nei commenti, se volete informazioni su prezzi e tutto quanto trovate sempre nella descrizione. E ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace e come al solito trovate tutti i link per i social sia sullo schermo che in descrizione. E ragazzi, ci vediamo con un altro video.